Questa sera a Arte per Sette Sere abbiamo il piacere di avere con noi Mariella Costa, pittrice, scultrice. Le sue opere hanno una tridimensionalità che ha qualcosa di fenomenale. Mariella, originaria di Cavolona, vivi a Roccella. Esponi in tutto il mondo, cosa crediamo di più? Raccontaci un po' delle tue opere. Buonasera e grazie per l'invito a questa bellissima manifestazione culturale ed artistica. E alla mia destra vi è Afrodite, la dea della bellezza, realizzata con un materiale che è tipico dell'edilizia, ma mi è piaciuto sperimentarlo e dare vita per avere un'ulteriore cifra stilistica. Questo è il bitridimensionalismo, sintesi tra pittura e scultura nella stessa opera. Poi ancora Eros, che è figlio di Afrodite, sempre realizzato con lo stesso materiale e sempre con il mio bitridimensionalismo. Quindi un'altra figura mitologica, perché per sette libri, per sette sere, ho voluto portare delle figure che si rifanno al nostro passato, alla mitologia greca, e che io ho chiamato i volti del mito. A seguire delle opere pittoriche, quindi i due bronzi di Riace e ancora un ritratto della dea della bellezza Afrodite. Questa invece è un'opera bifronte e rappresenta Selene ed Elios, quindi Selene la luna e Elios il sole, realizzato con un granito locale. Altre due figure mitologiche, anche queste si rifanno all'antica mitologia greca, e sono Persefone e Demetra, madre e figlia, realizzate con un carparo pugliese, una pietra tipica della Puglia. Una maternità, perché le maternità sono atemporali, quindi si possono contestualizzare in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo. Questa è una pietra marmorea locale. Una pietra marmorea locale, e la Calabria ricchissima di pietre di svariati colori. E poi un'altra maternità ancora, questa è realizzata in bronzo. Quindi un ringraziamento a tutta l'organizzazione, a Simona Masciaga, a Cosimo Pellegrino, al signor Franco Martino, Martino, Franco Martino. tutta Albi in modo particolare perché è Albi che organizza Sette Libri per Sette Sere e Arte per Sette Sere. Non mi resta che ringraziarti e a goderci lo spettacolo. Sicuramente, grazie a voi. Siamo qua tutta la sera, Sì, stasera. dalle 18 alle 20:30 abbiamo l'esposizione che poi continua e poi invece dalle 21:30 alla fine tarda sera abbiamo sette libri per sette sere. Con stasera. E stasera abbiamo I Fari della Calabria, uno spaccato di bellezza incredibile, un volume davvero eccezionale. Grazie a tutti e È un arrivederci video, stasera. crediamo, è un Sì, video, stasera è un video. grande. A stasera. Grazie, grazie.